ragazzi, come potete vedere sulla strada, io viaggiando per le strade cuneesi, piemontesi, sono incappato in questo, diciamo, enorme gregge, piovini e caprini. Questo è pascolo vagante, un bel numero di capi. Carne. Siamo nel comune di Caramagna Piemonte. Cerco di documentarvi le realtà che abbiamo in quel di Cuneo e Piemonte. Sentito abbaiare, ci sarà il maremmano da qualche parte che non lo vedo. Le capre sono tutte raggruppate qua sotto l'albero. Le capre di solito sono quelle che conducono il gregge. Vedo un maremmano che dorme, due, tre, sono ancora cuccioloni, no, sono tutti qua, quattro, cioè cinque, ma non vi faccio niente, tranquilli, bravi, fate il vostro lavoro, dovete difendere dal lupo, io non sono un lupo, vi sono amico, ciao. Tra un po' magari arriva il pastore, mi spara. Bravi. Sì. Ok. Come vedi, io non ho paura. Puoi abbaiare finché vuoi. Ciccio. Ciao. Anche se mi avvicino la rete. Ciao. Adesso vado via, bravi, fate il vostro lavoro, bravi. Come potete vedere, ragazzi, i maremmani non ti aggrediscono, ti dicono stai lontano e io devo stare lontano, adesso me ne vado e loro smettono, hanno capito che non gli faccio niente. Ciao ragazzi, statevi bene, ciao, vado via, ok, ho capito il messaggio, vedete, stanno tutti zitti. E c'è un bel numero, sono ben sparpagliate, c'è circa un migliaio di capi. Ragazzi, questa è la vita del pastore, del pascolo vagante. Il pastore sarà giù in fondo nella roulotte, si starà riposando per poi riprendere il pascolo pomeridiano. Da Caramagna è tutto, alla prossima, ciao.